oltre 600.000 persone hanno visitato il villaggio Col di Retti a Bologna. Dislocato su una superficie di 50.000 metri quadrati nel centro storico, in oltre 400 stand i consumatori hanno potuto degustare i piatti degli agrichef ed acquistare prodotti direttamente dagli agricoltori. Dall'astigiano la trasferta è stata affrontata con 6 pullman, 2 per ogni giornata. La delegazione era guidata dal presidente provinciale Marco Reggio, dal direttore Diego Furia e dal leader dei giovani astigiani e piemontesi Danilo Merlo. Alla 3 giorni del villaggio Col di Retti con il presidente Ettore Prandini ed il segretario generale Vincenzo Gesmundo non sono mancate le personalità delle istituzioni e del mondo politico, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte al ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova. Un segnale importante che bisogna raccogliere in modo concreto, non aggiungendo slogan, ma dando una risposta a questi ragazzi. Il cambio climatico è un problema serissimo al quale noi dobbiamo rispondere e questo settore può rispondere in modo strepitoso. Noi dobbiamo ritornare a far essere l'agricoltura il centro delle politiche ambientali, perché attraverso il recupero delle terre incolte che si dà un contributo alla salvaguardia del sistema e attraverso le buone norme di coltivazione che si hanno prodotti alimentari di qualità e attraverso il rispetto e la ricucitura del territorio che noi contribuiamo ad evitare quelle situazioni di grave sofferenza e di grandissime criticità. Noi faremo ogni sforzo, io ho fatto ieri un incontro sulla base di una richiesta che mi era arrivata proprio da questa regione e da altre regioni colpite dalla cimice asiatica. Abbiamo fatto un incontro al Ministero con tutti i presidenti di regione per affrontare l'emergenza, ma noi dobbiamo dare una risposta più strutturale. Dobbiamo uscire dalla logica dell'emergenza. La cimice asiatica, adesso come la xylella, è un problema gravissimo che sta producendo danni economici e danni ambientali enormi. Ma non è vero che non si può combattere. Uno strumento fondamentale per combattere queste situazioni, anche questi patogeni, è utilizzare la tracciabilità, far arrivare prodotti che vengono effettivamente controllati ed esportare prodotti che vengono prodotti dai nostri coltivatori con le regole della buona coltivazione e della buona trasformazione. Quindi diamo una risposta, proveremo a dare una risposta importante a queste emergenze, ma dobbiamo lavorare su una condizione che non deve far parlare di questo settore solo quando ci sono delle grandi emergenze. Noi siamo ritornati in Europa. Io sono stata lunedì e martedì in Finlandia per partecipare al Consiglio d'Europa informale dei ministri dell'agricoltura. Tra una decina di giorni starò in Lussemburgo. Noi stiamo lì come un paese fondatore e ci riprendiamo il ruolo che ci è dovuto. Ovviamente lì andiamo non per lamentarci ma per portare proposte. La PAC deve corrispondere alle esigenze, alla valorizzazione dell'agricoltura mediterranea. Non devono essere ridotte le risorse, questo l'ho detto ieri ai presidenti di regione, ho chiesto loro di averli al mio fianco perché noi lì dobbiamo andare per impedire i tagli che il commissario aveva previsto sul bilancio e sulle politiche comunitarie, ma dobbiamo andare lì anche con una ferma convinzione. La battaglia per la tracciabilità è una battaglia che deve diventare una battaglia nostra e degli altri paesi. L'ho detto nel bilaterale che ho fatto con il collega francese, l'ho detto direttamente nell'intervento, lo diremo ripetutamente perché questa è una frontiera importante per salvaguardare la nostra produzione, per salvaguardare i prodotti di eccellenza che noi siamo in grado di far arrivare sulle tavole degli italiani e dei cittadini del mondo. Ho scritto ieri una lettera al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Affari Esteri per dire che la reazione di Trump alla vicenda dell'Airbus non la possono pagare i produttori, i coltivatori, i trasformatori italiani. Noi dobbiamo intervenire vigorosamente perché l'amministrazione americana non metta dazi o altri balzelli sulle nostre esportazioni. Il trattato CETA non l'ho fatto io, il trattato CETA non è in discussione adesso in Parlamento, il trattato CETA c'è, è in vigore.
noi abbiamo il dovere di leggere i dati, di affrontare le criticità, e i produttori, a partire da Coldiretti, sanno che hanno una ministra che andrà a fare tutte le battaglie necessarie per salvaguardare le nostre produzioni e per inserire più DOP rispetto a quelle che sono state già inserite. Noi le battaglie le dobbiamo fare, non insisto con il lamento, noi dobbiamo fare le battaglie laddove insieme conveniamo che ci sono dei punti critici, e a quei punti critici bisogna dare soluzioni. Una giornata importante per Coldiretti, soprattutto per portare a Bologna il meglio del nostro agroalimentare italiano, ma per confrontarci con le nostre istituzioni su delle tematiche significative che riguarderanno il futuro anche delle nuove generazioni. Il tema dei cambiamenti climatici tocca la popolazione, tocca anche il sistema legato alle coltivazioni e all'allevamento, e serve un'azione forte ma consapevole di quello che si può fare e soprattutto del ruolo che l'agricoltura già oggi esercita come unico settore positivo in termini di abbattimento della CO2. Di fronte a tutto questo l'agricoltura italiana è un primato, è l'agricoltura più sostenibile a livello mondiale. Siamo ricchi di primato, ma penso che in questa giornata questo sia quello che con più forza dobbiamo evidenziare. La prima richiesta che faremo alle nostre istituzioni è quello di avere il coraggio di difendere un sistema produttivo sostenibile, quindi quello italiano, rispetto ad altri sistemi produttivi di altri paesi che in questi anni hanno fortemente inquinato il suolo. Basti pensare a tutto ciò che è avvenuto negli ultimi decenni in Cina, dove un terzo della superficie non è coltivabile proprio dato dall'inquinamento che è stato effettuato. Le ultime ore, quelle che ci dicono rispetto a ciò che potrebbe avvenire in Giappone, il problema che c'è stato negli anni scorsi di carattere nucleare può avere uno sversamento di acqua contaminata in oceano. E paradossalmente noi, tramite gli accordi di libero scambio, favoriamo poi l'importazione di pesce pescato in questo paese. Ci sembra veramente tutto fuori da qualsiasi logica, e quindi con grande consapevolezza e con grande conoscenza l'Europa deve iniziare a fare l'Europa e non a trattare l'agricoltura e l'agroalimentare come merce di scambio per favorire altri settori produttivi. La vicinanza fra il cittadino, il consumatore e la Coldiretti serve proprio per valorizzare e far conoscere quello che l'agricoltura rappresenta in termini di ambiente, ma soprattutto in termini di produzioni di eccellenza, eccellenza che ci vengono invidiate in tutto il mondo. Basti pensare che oggi il valore della contraffazione del cibo italiano ha superato i 100 miliardi di euro. Una politica attenta per prevenire la contraffazione vuol dire sviluppare occupazione e dare futuro alle nostre imprese agricole, perché andremo ad aumentare il valore economico che a queste viene riconosciuto. È un appuntamento fisso di questo villaggio che sta portando temi centrali della nostra agricoltura italiana in giro per tutta Italia. È sempre molto partecipato, sempre molto ricco di contenuti, di riflessioni e di proposizioni. Quindi ancora anche a Bologna un grande successo, soprattutto a Bologna, per quello che rappresenta anche l'Emilia Romagna nel contesto agroindustriale italiano, quindi anche una capitale sicuramente importante. Quindi come Asti anche qua una grandissima presenza di nostri associati che saranno presenti il venerdì, il sabato e la domenica per un altro weekend di grande successo di agricoltura, di Made in Italy e di Coldiretti.